Prima giornata di campionato del 2015, quella appena disputata nella giornata dell'Epifania, nel campionato regionale di Eccellenza, e siamo a commentarlo come di consueto con uno dei protagonisti, Marco Paolini, dirigente del Martinsicuro. Ovviamente con lui parliamo soprattutto del derby vinto di misura grazie al gol del bomber rosa contro un'ottima squadra come la Torrese. E com'è stata questa partita, Marco? Buonasera, la partita è stata una bella partita tra due squadre che veleggiano nelle zone alte della classifica. La Torrese è scesa a comunale conscia della sua forza e noi allo stesso modo, alla stessa maniera, sapevamo le nostre qualità. È uscita fuori una bella partita dove la Torrese ha avuto le sue occasioni, anche noi ci ha pensato il solito Rosa a regalarci 3 punti, anche se in diverse occasioni abbiamo avuto l'occasione anche di raddoppiare. Partita finita 1-0, siamo contenti, continua la nostra corsa verso i playoff, verso il quinto posto, che era l'obiettivo che ci siamo posti a inizio stagione, insomma. Quindi, ecco, mi hai anticipato nella domanda, i playoff sono il vostro obiettivo prioritario. Vi aspettavate questa posizione in questo momento del campionato oppure no? Beh, sinceramente forse aspettavamo 3 punti in più, che sono i 3 punti che ci hanno tolto a noi come alle altre con il Borrello. Da quinti ci siamo ritrovati ottavi, ci siamo ritrovati ad inseguire ancora di più appunto questo sogno e sì, la società era partita appunto con gli obiettivi di arrivare quinta. Il direttore sportivo insieme al presidente hanno costruito una squadra appunto degna di fare un campionato dignitoso in eccellenza e noi il nostro obiettivo è quello. La caratteristica del Martinsicuro in questi ultimi anni, correggimi se sbaglio, è quella di indovinare anche le prime punte, perché voi avevate Pezzoli, adesso c'è Rosa, quindi come attaccanti avete preso il meglio che c'è in circolazione. Beh sì, guarda, noi è 2 anni che siamo a Martinsicuro. L'anno scorso abbiamo appunto pescato il bomber Pezzoli, che ha fatto 17 gol in campionato, quest'anno Rosa, che appunto ne ha fatti già 13 a metà girone. Loro sì, sono le punte di diamante, perché l'anno scorso è Bobbo quest'anno, ma sono solo il terminale di un gioco corale appunto dettato da mister Vagnoni che... Non perché è il mio allenatore, ma credo che sia forse il migliore allenatore sulla piazza in eccellenza e forse anche in qualche categoria superiore. Qualche rimpianto per l'esperienza Villafiore che è terminata per aprire questa nuova parentesi con il Martinsicuro? Beh, Villafiore penso che sia una parentesi durata 3 anni fantastica, dove io e il presidente abbiamo messo anima e cuore. Dalla terza siamo arrivati a sfiorare appunto la promozione perdendo come ben sai la semifinale col team 604 all'Aquila e nulla, a me mi rimane un bellissimo ricordo, è stata una bella esperienza, sicuramente un'esperienza formativa forse non apprezzata da tutti. Ti E torniamo parlo invece. tutti in senso non apprezzato da pubblico locale. Aspettavamo qualcosa di più appunto dal pubblico e non l'abbiamo avuto. Questo è un rimpianto che ho dell'esperienza Villafiore. Certo. Parliamo invece di questo turno di campionato, il 19°. Ci sono state delle sorprese, secondo te? Oddio, secondo me no. Tutto nella Credo che questa norma. struttura abbastanza regolare, sì, c'è questo paterno che ormai è diventato, diciamo, tra virgolette, una schiacciasassi, una squadra veramente che mi ha impressionato quando è scesa qui al Comunale, una squadra quadrata, merita sicuramente la posizione di classifica che occupa, no, sarà una bella lotta per i vertici del campionato, anche per quanto riguarda la zona playout e bagarre, credo che sia un campionato molto avvincente questo qui. La sorpresa quindi è il Paterno, la delusione può essere l'Avezzano? Beh, l'Avezzano penso che era partito in pompa magna, doveva quasi passeggiare su questo campionato quando era il mese di luglio-agosto. Purtroppo dopo sul campo si verificano altre cose.
Parlare di delusione forse magari un po' troppo eccessivo, però sicuramente tutti gli addetti ai lavori si aspettavano che l'Avezzano avesse qualche punticino in più, sicuramente. Accennavi prima al Borrello che insomma, si è ritirato dal campionato. Tu di quale partito sei? Di quelli che comprendono un po' questa decisione del patron Petrolla oppure di quelli che dicono che questo campionato è stato falsato? Beh, io guarda, ho sentito l'intervista del presidente Ortolano della FIGC a un'emittente televisiva regionale, per quello che riguarda il regolamento è stato ineccepibile, il regolamento parla chiaro, quindi è stato attuato per filo e per segno tutto quello che deve essere applicato appunto dagli organi competenti. Forse il presidente Petrolla non conosceva bene il regolamento, ha agito d'istinto ritirando la squadra appunto. Nel girone di andata poteva aspettare una settimana, aveva svincolato tutti, dicono che avevano svincolato tutti, però penso che non è che ci voglia un genio reperire 11 persone per terminare una partita solamente. Quindi io posso comprendere da una parte il presidente Petrolla forse abbandonato anche dalle istituzioni, però dall'altro sicuramente è un danno d'immagine al calcio abruzzese. E per chiudere, due battute sulla prossima giornata di campionato. Voi sarete di scena a Cupello che è stato sconfitto nel derby con San Salvo proprio ieri. Una brutta gatta da pelare perché il Cupello è una formazione in ripresa. Sì, è una formazione ripresa, è una formazione che anche quando è venuto a Martinsicuro ha giocato la sua onesta partita. Andiamo a Cupello consci che sarà una battaglia, noi andiamo come sempre per raccogliere l'intera posta in palio e speriamo che Dio ce la mandi buona. Comunque sappiamo appunto che è un campo veramente ostico contro una formazione di buon livello.